Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video, per un nuovo vlogmas di Natale. Allora, oggi è venerdì 4 dicembre, venerdì mattina, sono le 7 meno un quarto e sta nevicando. Ha iniziato a nevicare, bellissimo. E non si è ancora attaccata sotto, eh. In realtà speravo di svegliarmi con tutto imbiancato perché davano neve già da stanotte e invece non si è ancora attaccata, però adesso sta fioccando parecchio e sono contenta anche perché le maestre ci hanno detto di vestire pesanti bimbi che se la neve si attacca escono fuori a giocare con la neve, quindi incrociamo le dita che tenga e che duri questa neve. Infatti volevo svegliare stamattina Edo, farlo svegliare con tutto imbiancato, però nevica, ma mi sa che finché si sveglia lui non si attacca ancora. Comunque adesso io mi vesto, mi lavo e mi vesto, Adi sta già facendo colazione, lui si sveglia sempre prima. Sono di qua in camera, parlo un po' più basso per quello, perché vedo che sta ancora dormendo, ma tanto tra un po' si sveglia. Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare perché in questi giorni mi avete mandato tantissimi, tantissimi, tantissimi messaggini. Come sapete che sono dovuta stare un po' a riposo, ho dovuto prendere la vita con un po' più calma, con un po' più di calma, perché ho iniziato ad avere un po' di contrazioni, eccetera. Vi siete preoccupati tantissimo, mi avete mandato tantissimi, tantissimi messaggini, quindi grazie per tutto l'affetto che mi state dando comunque in questo periodo in generale e vi volevo dare una buona notizia perché ieri sono tornata a fare la visita dalla ginecologa. Posso tornare alla mia vita normale perché è tutto a posto, è tutto calmo, è tutto fermo e non ci poteva essere notizia migliore. Quindi insomma, va tutto benissimo e niente, quindi vado a vedere Edo. Eh sì, non è ancora tutto imbiancato, però secondo me si attacca. La vedi che scende, amore? Speriamo che si attacca. Non si vede bene da qua. Poi non ce ne fa cadere tanta Eh neve. sì, perché c'è luce, quindi si vede meglio sotto il lampione. Possiamo vedere insieme, papà, aspetta. Possiamo vedere insieme. Guarda che cadere Vedi la macchina? il lampione. Vedi la macchina rossa? E lì c'è la neve sopra. Guarda, c'è neve dove c'è la macchina bianca. Sì, perché dove c'è luce la neve cade. Si vede meglio. Sotto il lampione cade. Comunque si sta iniziando ad attaccare alle macchine, quindi un buon segno. È bello, è innamorato della neve. Ah, è proprio aria natalizia. La prima neve di Lorenzo. Cosa sarà? Cosa sarà? Un cioccolatino. Sono sempre cioccolatini, tutte le mattine. Sono è Ma tamburo. sembra un tamburo, vero? No, è un È un tamburo. tamburo? Sì. Non so cosa c'entra con Superman, però è un tamburo, puoi vedere? Ma già. Comunque, appunto, tornando al discorso di prima, la mia ginecologa mi ha visitata, ma poi comunque effettivamente non ho più avuto contrazioni, quindi per fortuna sono tranquilla, mi ha visitato, va tutto bene, posso tornare alla mia vita e quindi mi ha dato l'ok di tornare anche a lavoro. E quindi oggi torno a lavoro. In realtà sono gli ultimissimi giorni perché ufficialmente entro in maternità il 12. Solo che, vabbè, lunedì e martedì facciamo ponte, perché l'8 martedì è l'Immacolata, quindi lunedì siamo chiusi. Lavorerò oggi, mercoledì, giovedì è il mio giorno libero,
È venerdì, che è l'ultimo giorno, quindi sono ufficialmente solo più 3 giorni di lavoro. Poi non è pesante, a me piace alla fine. E faccio 4 ore, faccio la segretaria, quindi insomma, però sono gli ultimi 3 giorni, così poi ufficialmente sono in maternità. E niente, ci sta anche quella, ci sta il riposo, ci sta la calma, ci sta la routine da gravidanza. E quindi insomma, ultimi 3 giorni. E niente, adesso finisco il mio caffettino e così mi preparo e vado. Guarda quanta neve! Bene, bene, si sta attaccando la neve, vuol dire che secondo me adesso, finché arrivano tutti i bimbi, che si fa l'ora che poi li portano nel giardino, si sarà sicuramente attaccato. Che bello, sono contenta perché vuol dire che riescono a giocare un po' con la neve. E poi vediamo magari quando lo vado a prendere, se rimane attaccata, perché bisogna vedere quanto dura questa neve. Se rimane attaccata poi giochiamo ancora un po' io e lui con la neve. Speriamo. Che bella la neve, proprio magica. Va bene, vado a lavoro. Sono arrivata a lavoro e guardate che meraviglia, si sta attaccando. Che bello! Allora, rieccomi qua a casa. Al calduccio, perché fuori sta continuando a nevicare, ha un po' smesso un'oretta stamattina, adesso continua a nevicare e fuori fa un freddo, bello tornare a casa quando al calduccio. Adesso infatti mangio qualcosa e mamma mia, tra una cosa e l'altra mi mancano solo più 2 giorni di lavoro, mercoledì e venerdì, e poi ho finito, sono ufficialmente in maternità. Mamma mia, mi vuol dire che veramente ci siamo. Poi mancherà un mesetto. Me lo chiedete spesso, la data presunta del parto di Lorenzo è 12 gennaio, quindi manca un mesetto e una settimana più o meno. Mi chiedete spesso anche appunto quando entrerò in maternità e come ho deciso di affrontare la maternità. E ci sono 2 scelte, si possono fare 2 mesi prima il parto e 3 mesi dopo col bambino. Io ho deciso di fare 1 mese prima la nascita e 4 mesi dopo, così avrò più tempo per godermelo dopo. Siccome io faccio un lavoro in cui non faccio grandi sforzi, sono seduta al computer tutto il tempo, 4 ore per 4 giorni, alla fine è assolutamente fattibile. Con Edo lavoravo sempre al computer, sempre segretaria, però facevo 8 ore al giorno per 5 giorni, 6 giorni, perché lavoravo anche il sabato, quindi io ho lavorato fino al 9° mese, quindi insomma adesso diciamo che è stata una passeggiata al confronto. E poi sono sempre stata bene, a parte questi ultimi problemucci alla fine. Per fortuna non ho avuto grossi problemi di salute e insomma ce l'ho fatta, così mi godo il mio bimbo dopo più che altro. E 2 giorni, mamma mia, 2 giorni, e mi dovrete fare compagnia. Non male che ci sono i vlogmas, ci faremo compagnia in questo mese di attesa. Sarò ufficialmente disoccupata a casa. Vabbè, non è vero, ci saranno anche le feste, quindi ci saranno un po' di cosine da fare. Però, a parte il fatto che, visto anche il periodo, non faremo nulla di che. Oh, amore mio. Più le coccoline a Lorenzo. Faccio coccoline, braccia e bacio. Amore, ho preso questo bimbo a scuola, che si sono divertiti nella neve oggi. Mamma.
Vero, per fortuna li hanno fatti giocare fuori, in cortile, della nel cortile della scuola. Siete divertiti? Cos'è quello? Cosa? Cos'è quello? Wow! Ma ti vedete che ci sono tutti i sacchetti lì perché si sono bagnati tutti, ci hanno lasciato i sacchetti. Quella roba tutta da lavare. Mi un po'. Cosa? E ne posso farvi vedere una cosa nuova, il sal che mi ha comprato mamma, che è il quaderno. Ah, sì. Cosa mi ha comprato mamma? mi ha comprato il quaderno degli Heroes. Oh già, con e tutte le attività, gli stickers. Mamma, ma ti ho una brutta notizia. Cioè? Questa brutta notizia. Ah, ma quella l'abbiamo staccata perché ci sono gli adesivi attaccati, amore. Nella rivista ci sono tutti i disegnini da colorare, ci sono gli sticker, sai, mi piacciono un sacco queste riviste. Allora, sono venuta un attimino di qua in camera perché vi volevo far vedere una cosa che è arrivata oggi, che era da un po' che l'aspettavo, perché l'ho fatta fare proprio per Lorenzo, l'ho comprata su un sito. Ed era l'ultima tutina praticamente che mancava per l'ospedale. Sto tirando fuori. È arrivato in questo pacchettino qua. Ma guardate un po'. Amore mio, col nome Lorenzo. Guardate il collettino, che carino. Con l'orsacchiotto, con i pois e il nome. Secondo me è un po' grandina. Adesso devo misurarla, confrontarla con le altre 0 mesi, perché questa mi sembra che sia un 52 centimetri, c'era scritto nel sito, 50-52. L'ho comprata già un po' di 2 settimane fa, più o meno, però essendo che appunto te la fanno il modello che vuoi tu, perché ci sono un sacco di modelli, un sacco di colori, e io ho scelto questo qua bianco con l'orsacchiotto pois, e poi te lo devono personalizzare, quindi ci ha messo un po' ad arrivare, però davvero bellissima, non vedevo l'ora che arrivasse. Adesso lo confronto con le altre tutine, vediamo un attimino. Sì, effettivamente è leggermente più grande. Però vabbè, non importa, al massimo lo usiamo per tornare a casa, comunque nei giorni subito successivi al parto, va bene. Io comunque la porto in ospedale, anche perché un 52 centimetri non è che sia tanto più grande, io la porto in ospedale, al massimo appunto la mettiamo per uscire. E, tra l'altro nella visita che ho fatto, perché vabbè, ieri ho fatto la visita dalla ginecologa, ma mercoledì ho fatto l'ecografia di accrescimento e mi hanno detto che Lorenzo ha un peso stimato adesso di 1,9 kg, e quindi mi hanno detto che non sarà un bambino comunque grandissimo, sarà normale. Secondo me più o meno nascerà come leggermente un pochino di più di Edo. Edo è nato 2,8 kg. E per 48 centimetri, quindi piccolino piccolino. E sapete che l'ostetrica, quando è donato, mi ha detto: il prossimo non lo faccia più grosso perché non esce. Adesso io ho il terrore. No, però mi hanno detto che non è grandissimo come bimbo. Vedremo, perché sono tutte stime. E niente, io in realtà sono venuta qui a salutarvi e concludere il video. Questo sarà un vlogmas in super super tempo reale, nel senso che lo sto registrando oggi e ve lo caricherò già stasera. Spero che comunque vi faccia piacere, e perché appunto, tornando al discorso di prima, voi mi dite che io faccio compagnia a voi, ma vi assicuro che voi fate tanta 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 compagnia a me, quindi spero comunque che vi faccia piacere passare questo periodo natalizio insieme. E poi appunto per noi sarà un Natale molto molto speciale questo, perché è il primo Natale in 4, anche se uno è ancora qua nel pancione,
il primo Natale ufficiale da famiglia in quattro. E infatti non vedo l'ora di montare l'albero questo weekend, che Adi sarà qua a casa tranquillo, che non lavora. Adesso non so se farà anche lui il ponte o no. Comunque questo weekend, siccome saremo tranquilli qua a casa, sicuramente inizieremo ad addobbare un po' la casa per Natale. Magari faremo anche l'albero. Vediamo, magari lo facciamo un po' prima. E vediamo, non vedo l'ora di fare tutte le foto col pancione, con l'albero, con la casa addobbata. Non è che faccio chissà che, però il nostro alberello, due cuscini così, non vedo l'ora di fare tutte le foto col pancione, perché è comunque un bellissimo ricordo. Anche Diego un po' di foto col pancione e a Natale, perché comunque sono più o meno dello stesso periodo. Edo è nato a febbraio e Lorenzo è di gennaio, quindi sì, c'è un mese di differenza, nel senso, come stagione. Poi loro in realtà si passeranno praticamente 5 anni alla fine, perché Edo appunto compie 5 anni a fine febbraio e Lorenzo nascerà a gennaio, quindi appunto praticamente si passano 5 anni alla fine. E niente, io spero che questi vlogmas vi stiano facendo piacere, come vi ho detto all'inizio di questi video natalizi. Ormai i vlogmas fanno parte della nostra vita natalizia, della nostra tradizione, perché ormai non è più Natale senza vlogmas. È bello, una sorta di diario di questo periodo natalizio, è bello passarlo insieme, quindi insomma spero davvero che vi faccia piacere. E vi ricordo come sempre che appunto la programmazione adesso è dal martedì al sabato tutti i giorni. E se vi fa piacere, come sempre, vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram, sono annagloria91. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace. E se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. E niente, io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video, al prossimo vlogmas. Ciao ciao!